Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Benvenuti nel video in cui reacteremo, spostiamo tutto, al trailer di Mean Girl. Allora, io ho visto solamente il poster e ho dei pensieri. Ho fatto un video lunghissimo, tipo 50 minuti per quanto riguarda solamente la prima immagine che era uscita per quanto riguarda il film, e a me non aveva convinto. Ho parlato un sacco del fatto che non mi aveva convinto proprio per niente. Quindi, bomboli di casa, iniziamo con il trailer. Non mi aspetto niente di buono, niente. Quindi inizia. Vi dico, per la maggior parte del cast è quello di Broadway, perché il film è un react, praticamente il film è diventato un musical di Broadway, il musical di Broadway adesso è diventato un film, diciamo, un avanzi del Capodanno che diventano De Santo Stefano, diciamo che è un po' una roba così. La maggior parte del cast sono attori di Broadway e questa perché è una scelta potenzialmente sbagliata? Perché non porta pubblico, soprattutto il resto, prendete Moulin Rouge, ci sono tanti musical cinematografici che gli attori di Hollywood non sono solamente attori, ma molto spesso hanno un background sia come cantanti che come ballerini, quindi non è quello. Vi spiegherò perché è una cosa sbagliata. A volte abbiamo un po' la concezione che il teatro sia più difficile e quindi sia un plus, un attore più bravo rispetto a quello cinematografico. Ognuno è bravo per quello che deve fare, e vi spiegherò poi man mano perché. Però questo non vuol dire che non siano brave, crea però un problema a livello commerciale, e ne parleremo. Prima di iniziare, se vi piace il mio lavoro, vi piace il mio canale, trovate interessante, volete seguire con me questo tema per quanto riguarda Mean Girl, potete sostenermi con un like, con un commento, abbonandovi al mio canale, salutando Al qui sotto. Volete salutare Al qui sotto, mi aiuta una cifra. Qui sotto trovate anche tutto il mio shop Instagram, mi raccomando, codice Pampling per le magliette, mi aiutate una cifra, fate i regali di Natale, fate quello che vi pare, fate l'utilizzato uno e quell'altro, perché mi aiuta una cifra e ciò che arriva da mandare all'università. Quindi iniziamo subito per quanto riguarda Mean Girl. Vi dico, sto rossetto non mi piace proprio, ora me lo cambio. Adesso sì, mi piace decisamente di più l'abbinamento cromatico, decisamente più figo. Siete pronti? Siete carichi? E siamo pronti per vedere i nostri cuori spezzati. Andiamo. Gennaio del 2024. Ma sono pazzi. E come fanno una campagna pubblicitaria di nemmeno un mese? Follia! Cioè, siamo a novembre, esce a gennaio, quindi vuol dire che con lo sciopero degli attori, cioè, o hanno dato per scontato che sia un flop, oppure va direttamente in un video, non esce al cinema. Perché senza con lo sciopero degli attori, come fai a pubblicizzare questo film, far sapere alla gente che esce? Non lo so. Questo non è di vostra madre? Non è il Mean Girl delle vostre madri. Un attimo. Allora, questo vi dà la conferma. Io sono abbastanza certa che tutta la parte marketing, art director, per quanto riguarda questo film, è stata fatta da un uomo etero. E io utilizzo uomo etero non in quanto uomo etero, ma in quanto, insomma, sinonimo di persona abbastanza sciatta e poco sensibile per quanto riguarda queste cose, quei classici tizi che ancora non hanno imparato a utilizzare il balsamo e tutte queste cose. Allora, prima fra tutti, sei un rincoglionito tu che hai pensato questa roba. Scusate, mi devo togliere le cuffie, come le tizie nere, capito, che mi devo togliere gli orecchini. Allora, iniziamo col dire una cosa. Tu vuoi fare un remake. Allora, le persone che hanno visto Mean Girls con questo cast a Broadway saranno state poche, perché il biglietto per Broadway costa centinaia di dollari, quindi poche persone se lo sono potute permettere, o al massimo sono state statunitensi, ok? Le persone fan di Mean Girl stanno in tutto il mondo, quindi vuol dire che tu stai tentando di bancare su un fenomeno teatrale che sì, le persone conoscono, ma in maniera molto marginale, perché non in tutto il mondo la gente si guarda la versione su YouTube del musical di Broadway. Inoltre, la maggior parte, il motivo per cui hanno fatto questo film è bancare su i fan, esattamente come fanno i remake, tutta la roba Marvel. Perché? Perché bancano sui tizi che stanno lì, sono cresciuti leggendo Spider-Man, dicono: oh mio Dio, voglio vedere un uomo in calzamaglia e roba così, esattamente.
Quindi tu hai una fanbase, il motivo per cui fai remake, proprietà intellettuali, eccetera, eccetera, esattamente perché vuoi chiamare quelle persone che già conoscono quel prodotto al cinema e quindi avere una base sicura di guadagno. Qui c'è già un problema. Allora, un prodotto femminile, che cosa fai? Age shaming, ovvero ageism. Prima di tutto, non è il mean girl delle vostre madri. Cioè, scusate, ma voi avete mai visto una pubblicità di una roba di remake di merda per i tizi puzzolenti che giocano a Magic sotto le cantine? E dico così perché effettivamente l'ho sentita queste cose. Quella puzza di sudore rimarrà qui nelle mie narici. Avete mai visto una roba del genere essere pubblicizzata così? Non sono come i vecchi fan puzzolenti che non si lavano l'ascella e che leggevano Spider-Man. Questo è un nuovo Spider-Man. Mai! Mai una roba del genere è stata pubblicizzata così. Una roba per donne, però sì. La vecchiaia è sempre qualcosa brutto, brutto così. E nonostante questo sia un film giovanissimo, fatto l'altro ieri, praticamente tipo 20 anni fa, le tizie sono ancora vive, Lindsay Lohan è ancora viva, grazie al cielo, non si sa per quale miracolo, però grazie al cielo, grazie. Nonostante tutte le volte che è andata a sciare sulla neve, ecco, è ancora viva e sta ancora con noi, cioè è diventata una roba per le vostre madri. No, che cazzo è che ci ha avuto tutti questi figli? Chi è? Quante persone sono diventate madri nel giro di questi 20 anni? Soprattutto, non sono per caso, scusatemi, che Mean Girl è un prodotto, oltre che alle donne, si rivolge anche a un pubblico di uomini queer? E scusate, quanti uomini queer saranno diventati madri in questo momento? Credo pochi, onestamente. Ma va bene. Diciamo che già questa è una cosa stupida. Cioè, prendete proprio la pubblicità di Barbie. Barbie, pubblicità paraculissima. Ovvero, se ti piacciono le Barbie, questo è il film per te. Se non ti piace la Barbie, questo è il film per te. Questa è la cazzo di pubblicità, non come, ah, siete vecchie, scusami. Quindi io che so, già, allora non è un film per me. Ci può anche stare per quanto riguarda cambiamenti generazionali, non sto contestando quello. Inevitabilmente, per appetire a un nuovo pubblico, ci devono essere dei cambiamenti che io per prima magari potrei non apprezzare o non capire perché parlano a una generazione. Ma questo tipo di marketing è misoginia, e più nemmeno prende esattamente spunto dal fatto che prendete veramente, fate l'esempio: avete mai visto il marketing di Indiana Jones? Del remake fatto così, nonostante Harrison Ford ci abbia 89 anni, quanti cazzo ce n'abbia? Non lo so, James Bond non è il James Bond dei vostri nonni, è qualcosa di più giovane. No, quello ok. Ok anche a nominare, non lo so, Patrick Dempsey a 57 anni, l'uomo più sexy al mondo, ma questo prodotto per donne? No, non è quello di tua madre, vecchio, non lo so, cioè mi sembra una roba proprio stupida, soprattutto per un film pensato per un target femminile, pensato a un pubblico che costantemente viene accostato e classificato come vecchio già quando ha 25 anni. Leonardo DiCaprio ci insegna che dopo 25 anni lui non se le scopa più. Ecco, già sono incazzata e sono a pochi secondi dal trailer, sinceramente, che merda, porca. 9 secondi dal trailer e siamo già a questo livello, ok? Paramount andrà su Paramount Plus e basta, probabilmente. Boh. Vabbè, la fotografia sembra carina. Il cast maggiormente più inclusivo, secondo me, è sensato per la generazione Z, che richiede proprio questo. E vediamo. Posso fare un attimo body shaming? È ok per Mean Girl? Onestamente, la scelta di Aaron, ovvero l'interesse amoroso, Aaron è praticamente un bambolotto e non deve essere particolarmente bello, canonicamente parlando, ma deve essere un bambolotto, semplicemente uno generico. Trovo abbastanza inquietante che sembri molto più piccolo dell'età di Regina George. Anche Cady sembra molto più piccola rispetto a Regina George. Io l'ho vista, l'attrice ha 23 anni. Quella che fa Cady quanti anni ha? Ne ha 22 e quello che fa Aaron addirittura ne ha 25. Quindi, boh. Forse è come l'hanno conciato, sembra più piccino. Non vi so dire, vediamo. Anche un'altra cosa. Qui. Jon Hamm che fa l'insegnante di ginnastica. Allora, trovo questa cosa anche qua. Non avevo capito
effettivamente un cavolo per quanto riguarda il film. Jon Hamm qui è un po' invecchiato, però incarna, da molti è considerato un sex symbol. L'insegnante di ginnastica, in maniera molto leggera, perché ovviamente c'era un approccio molto più alla buona anche in quella, non, se non sbaglio, tipo lo vedevano che era imboscato con una luna, se non sbaglio, nel primo Mean Girl, e il fatto doveva essere un viscido, se tu ci metti un sex symbol, c'è la classica cosa del oh mio Dio, magari l'ha sedotta. No, è un viscido di merda che si approfitta della propria posizione predicando l'astinenza, ma poi molestando le allieve. E se tu ci metti un sex symbol, è un problema. Poi che voi possiate trovare il rivoltante Jon Hamm, è un dettaglio. Busy Phillips come madre di Regina George, già mi piace tanto. Ma che cos'è? Regina George tipo bagnata, stile Carrie e lo sguardo di Satana? Allora, ho veramente visto una scena in cui Regina George tipo cade perché una non l'ha retta, e Regina George qui è dipinta da un'attrice un pochino leggermente più in carne, non nel senso di curvi, ma per gli standard di Hollywood, sì. Mi sembra una roba veramente brutta, onestamente. Cioè, una roba, se io fossi una ragazza che mi sento così, o effettivamente ho un corpo più robusto, vedevo una situazione in cui cadi, una non riesce a reggerti, roba così, mi metterebbe una paranoia allucinante, un po' come, che ne so, le persone che magari sono più in carne e hanno il rischio di rompere le sedie a scuola. Allora. L'inizio è stato semplicemente brutto, però quella è un'altra questione. Allora, iniziamo con il parlare in maniera più completa. Scusate, c'ho freddo, mi prendo qualcosa da bere. Allora, vi dico, complessivamente a livello di fattura, cioè se non fosse Mean Girl, fosse un film così, sembra molto bellino. Le coreografie si vedono pochissimo, ma sembrano carine e anche abbastanza accettabili per quanto riguarda la trasposizione cinematografica, perché anche tradurre coreografie all'interno del cinema non è così semplice per quanto riguarda proprio un'impostazione differente. Le canzoni le scopriremo, come se sono uguali a quelle che sono disponibili online, oppure sono diverse, eccetera, eccetera. Vedremo. Per quanto riguarda fotografia, reparto tecnico, regia, sembrano molto carini. Costumi, orribili. Fanno veramente schifo al cazzo. Fanno veramente schifo. Ci sono stati dei cambiamenti. C'è un'inclusione per quanto riguarda tutta la parte che io onestamente non ho capito. Da una parte la parte Jingle Bell Rock è diventata molto più sexy eccessivamente, con chiappe di fuori e roba del genere. Dall'altra parte tutta la parte di Halloween, loro anziché stare in mutande stanno con questa tutina tutta intera. Boh. Ma sinceramente non lo so, però vabbè, vedremo, ma è un dettaglio così. Per quanto riguarda colori e cose così, mi sembra carino, gli interpreti sembrano bravi, secondo me Janice e l'amico mi piacciono come cast. Di Janice si vede poco e niente, l'amico non lo so. Allora, vi dirò, l'amico secondo me c'è il classico problema del cavolo di Hollywood, ovvero a volte, quasi sempre ultimamente noi vediamo nel cast che c'è l'amico gay che è pure nero. L'abbiamo visto in Sex Education, ce n'erano anche altri, roba alla Netflix, dove tu prendi una persona e diventa un amico gay del protagonista e ci piazzi tutte le cose lì, o è molto spesso quindi è gay e pure nero. Ci può stare, però se diventa quello uno stereotipo è un problema, vi dico, perché appiattisce il tutto. Il punto principale, secondo me, potrebbe essere problematico per Jenny, se non ho capito, sembra di origine araba, asiatica, indiana, continente asiatico. Il motivo per cui Jenny era esclusa era che risultava strana e che ipotizzavano fosse lesbica. Quella, secondo me, era una cosa che poteva essere trattata qui all'interno del nuovo Mean Girl, perché fortunatamente è una cosa superata a livello generale, ma non del tutto. Io mi ricordo, a scuola mia, quando io andavo alle superiori, non era così superata questa cosa, cioè era veramente una macchia. L'ipotesi che una ragazza potesse essere lesbica o effettivamente se lo fosse, c'era sempre un po' di cosa, anche se era una scuola principalmente femminile.
Quindi il mio magari era un caso, erano altri tempi, non vi so dire, però il motivo che sotto sotto ci potesse essere una sorta di omofobia per quanto riguarda l'esclusione di Janice, secondo me era una cosa ottima da far capire all'interno del film. Adesso si unisce, chissà se ci sarà ancora quella storyline, anche la parte che potrebbe esserci un razzismo sotto. Vediamo come le tratteranno. Tanti argomenti. Che non potranno nemmeno essere troppo snocciolati, perché se è un film musical, ovviamente gran parte delle cose ci sono le performance, quindi la parte di sviluppo della trama è meno rispetto a un film normale, perché la maggior parte sono canzoni musical. Tratteranno all'interno di una canzone queste cose? Lo scopriremo. Regina George. Regina George. Curvi tra mille virgolette, perché anche nell'altro video, quando ho parlato di questa cosa, la gente fa: sì, ma Hollywood sta cambiando. Per un'attrice che magari è così, Hollywood non sta cambiando. Se c'è Kim Kardashian, sì, c'è Kim Kardashian, ma Kim Kardashian non è la media dell'attrice che noi vediamo. Hollywood ha uno standard e lo standard è un tipo di fisico molto filiforme ancora. E dovrebbe essere più ampio, probabilmente sì, al momento non è così. Quindi che vuol dire? Se Regina George deve incarnare quello che la nostra società percepisce come l'apice di bellezza, la nostra società ancora non ha fatto quel passo extra dove una donna curvy, una donna come Kim Kardashian è una dei possibili modelli. Abbiamo ancora un modello che è molto alta, molto burrosa, diciamo così, nei punti del seno e sedere, ma il resto deve essere filiforme. Se c'è la ciccetta che esce fuori, ci stanno gli uomini che si sentono male. Questa è la nostra società. Corrisponde a quello che pensiamo io e voi? Probabilmente no. Però la nostra società è questa. E Mean Girl parla della società. Qui accennerò solamente questi discorsi che ho approfondito maggiormente nell'altro video che ho fatto. Mean Girl parlava della società proprio, di come ci siano dei privilegi per le Mean Girl che rappresentavano, incarnavano esattamente tutto quello che veniva considerato quello che era l'apice sociale, la ricchezza, il pretty privilege e tutte queste cose. Grazie a tutto questo privilegio possono nascondere le nefandezze che fanno e la società le perdona proprio per via di questo privilegio che hanno. Se tu qui togli una parte che è molto tragica all'interno del personaggio di Regina George. Regina perde qualsiasi privilegio in un momento, quando ingrassa. E quando quello che Regina George ingrassa all'interno del film, non è lei che diventa, non lo so, obesa, è lei che ingrassa di due taglie e queste due taglie la fanno letteralmente sbattere fuori dal privilegio della bellezza e immediatamente le altre la fanno fuori. Il suo potere scompare. E Regina è sempre la stessa persona, cioè ha sempre la stessa capacità economica, ha sempre lo stesso tipo di bellezza, però tutto il suo potere scompare, le altre la cacciano, non ti puoi sedere con noi, perché non ti vesti così e sei ingrassata. Questo, ancora oggi, è la società. Cioè, la nostra società è un tipo di società che se vede Billie Eilish che ha 2 chili in più, la fotografa e fa lo scoop. Se ci sta Britney Spears che balla e canta e ha il corpo di una persona che ha avuto due figli, che ha 40 anni e che è stata sotto 18.000 medicine che probabilmente l'hanno distrutta a livello anche fisico, di metabolismo e tutto, c'è la stampa che dice Britney Spears sta rovinata perché non c'ha più la taglia 40 di quando c'aveva 15 anni. Questa è la nostra società. E se Mean Girl vuole criticare questa società, deve mettere in scena questo problema. Non può mettere in scena una versione di un problema che non esiste, perché allora che cosa critica? Una società che non esiste? Cioè vuole criticare una società più avanzata di quanto non sia? Allora è inutile il discorso di Mean Girl. Certo, per carità, può essere un altro discorso, però è una grande perdita, perché questo problema non è ancora avanzato ed è proprio il motivo per cui piace Mean Girl, piace il personaggio di Regina. Regina ha sia il potere, ha il pretty privilege, ha quello che in un certo senso tutti noi vorremmo avere. Ma possiamo finalmente, veramente rivederci in Regina George quando perde tutto. Quando il ragazzo la schifa perché si è ingrassata e preferisce Katie, quando perde potere e quando viene esclusa da tutti perché si è ingrassata, non si può più vestire alla moda come le altre perché i vestiti non le stanno più e quindi è distrutta. È
lì in quel momento tu ti rivedi in lei, vedi tutta la sua umanità, lì vuoi bene al personaggio e lì sei contenta anche della sua vendetta. Cioè, noi quando Regina George sputtana tutti, non siamo contro di lei, noi siamo a favore di lei. C'ha ragione, perché Katie è diventata una stronza. Katie ha utilizzato questo privilegio per rovinare lei e non per distruggere il sistema, ma semplicemente per sfruttarlo a suo favore, distruggendo solamente Regina, mettendole contro le stesse armi che ha utilizzato lei. Armi sbagliate, ma che continuano ad essere sbagliate, non è che perché le utilizzi contro qualcuno che ne so, ti ha fatto body shaming, allora tu gli fai body shaming, diventa giusto. Rimane una roba sbagliata, devi scardinare quelle armi. Tutto questo parla Mean Girl in maniera molto tranquilla e molto divertente. Se tu metti Regina George, che non è più il fisico considerato perfetto, irraggiungibile, perché il fisico che aveva Regina George, che avevano le plastics, non è semplicemente un tipo di fisico accessibile a tutti. L'altezza, le forme non sono accessibili a tutti. Adesso c'è una vicinanza maggiore perché la chirurgia plastica ha dei costi più bassi e è più accessibile. Ma lì, all'interno di Regina George, si parla anche della tizia che si rifà nel naso, che quindi diventano perfette e facevano cose che all'epoca erano costosissime per tante altre. Capacità fisiche irraggiungibile per tante altre. Quindi un eccesso di bellezza dato dal privilegio. E se Regina George non incarna qualcosa di irraggiungibile, allora, boh. Allora, quale sarà il suo percorso? Forse sarà un altro percorso? Sì, però secondo me si perde un discorso che era molto interessante ed era molto importante da fare. E non è che semplicemente se non lo fai, allora vuol dire che la società è cambiata ed è diventata più inclusiva. La società è la stessa, eh? C'è sempre i problemi. Magari differenti leggermente i mali, ma quelli sono. I vestiti, ve ne ho già parlato, i vestiti erano un codice per parlare proprio del percorso del personaggio e anche del loro livello di bellezza, di privilegio, di potere, eccetera eccetera. Quindi quale borsetta avevano, che scarpe avevano, che modello, tipo la gonna di Burberry che aveva perennemente Gretchen, eccetera eccetera. Ah, tra l'altro nell'altro video mi avete detto che Gretchen, l'attrice di Gretchen, io l'ho scoperto, è bianca. Cioè, che cosa, che tipo di autoabbronzante si era fatta in Mean Girls, che pare una ragazza di origini miste, cioè blackfishing totale. Ma vabbè, detto questo, parliamo di un'altra cosa, ovvero io non so sinceramente only in theaters, quindi al cinema, ma questi sono pazzi, sono dei rincoglioniti onestamente. Allora, ecco qui il discorso: se ve lo facevano uscire solamente su Paramount Plus, secondo me ci stava pure. Farlo uscire al cinema è una follia. Allora, parliamo degli attori di Broadway. C'è questo stereotipo secondo cui le arti tradizionali rendono le persone che le fanno più brave rispetto alle arti considerate più moderne. Quindi, che ne so, canto lirico, sei più bravo di uno così, ballerina classica, sei più brava di una che fa hip hop. Può essere, a volte sono più complete, non sempre così. Quindi c'è l'idea che se tu fai teatro, fai Broadway, allora sei più bravo di un attore cinematografico. No, per quanto riguarda Hollywood e la recitazione, no, sono due cose completamente differenti. Sono proprio due modi anche di recitare diversi. Anche semplicemente cantare a livello di una cosa dal vivo è completamente diversa dalla magari capacità di cantare in studio e quindi diventare un cantante di registrazioni, fare lip sync, tutte cose differenti. Per quanto riguarda l'attore, c'è un problema commerciale e di capacità. Se tu non hai una grande capacità per quanto riguarda la parte cinematografica, tu sai dare il tuo modo, vi faccio un esempio, un tuo modo di recitare che è differente. Se facciamo conto, questa è un'immagine teatrale, io ovviamente tenterò di muovermi e riempire lo spazio in una certa maniera. L'emozione della rabbia io la trasformerò in questo, magari, se sto a Broadway. L'emozione della rabbia, se sto facendo un film, magari la faccio con uno sguardo. Tutte cose che hanno un potere differente in base al mezzo, che non sono una migliore dell'altra, ma sono una più efficace in base al mezzo che tu stai utilizzando per il momento. Quel tipo di comunicazione, di codici teatrali risultano troppo sopra le righe per il cinema. Infatti, in alcuni momenti, questo film sembra quasi una sorta di parodia di Saturday Night Live, perché dei codici un pochino più sopra le righe sono normali per il teatro, dove c'è una sospensione dell'incredulità maggiore,
mentre nel cinema risultano cringe. Probabilmente vedendo il trailer voi avrete percepito quasi quella sorta di Saturday Night Live. C'è qualcosa sotto, ecco, un po' strano. A volte è anche questo tipico del musical cinematografico, quindi magari potrebbe risultare totalmente ok quando vediamo il film. È ovvio, la reaction al trailer, così ogni volta che faccio queste reaction la gente mi dice vabbè, ma guarda il film. Io non sto criticando il film, sto dicendo in base a quello che vedo e a determinate cose che non cambieranno nel film. Il tipo di recitazione potrebbe cambiare a livello generale, ma il corpo dell'attrice, di Regina George, quello è, quello sarà. Se nel teatro c'era una sospensione dell'incredulità differente, c'era un altro conto. Al cinema c'è un altro conto ancora. Parliamo anche di un'altra roba, ovvero a livello commerciale. Allora, come vi dicevo, chi è molto, c'ha un attore cinematografico, sa benissimo come dare il meglio di sé tramite il mezzo della macchina da presa. E non è detto che non sappia cantare o non sappia ballare. Quasi tutti gli attori di Hollywood sanno cantare e ballare. Noi siamo abituati all'attore, fate l'attore, basta, ma a Hollywood non funziona così. Prendete Ryan Gosling, eccetera, eccetera. Tutta la gente, oh mio Dio, sa cantare, sa ballare. Ci stavano i video da quando aveva 5 anni che cantava e ballava. Ha fatto parte del Mickey Mouse Club con Britney Spears quando aveva 7. Quindi c'è uno che so praticamente 40 anni che canta, balla e recita. Per quanto riguarda la parte commerciale, allora, qui all'interno di questo film, che secondo me è stato fatto con poco budget, e ci sta, non c'è nessuna persona che richiama pubblico cinematografico. Quindi a prescindere dalla qualità del film, mettiamo caso che sia un film bellissimo, il film più bello degli ultimi 20 anni, è davvero difficile che questo film possa essere un successo commerciale. Potrebbe esserlo? Sì, io non ho la palla di vetro, non sono Nostradamus, vi sto parlando semplicemente di proiezioni a livello di industria, non vedo i numeri del lotto così diventate famosi e ricchi. Perché questa cosa? Allora, nel trailer gli unici attori noti sono Tina Fey e John Hamm. Ma non sono abbastanza noti. Tina Fey non è un'attrice cinematografica consolidata, ma è più che altro un'attrice televisiva. Idem per quanto riguarda John Hamm, attore molto famoso con Mad Men, Unbreakable Kimmy Schmidt, quindi attori che sono famosi per la parte cinematografica, per la parte di serie TV. Se questo film quindi fosse stato trasmesso su Paramount Plus, secondo me era più, diciamo, più ok una cosa simile, perché magari uno si è guardato 30 Rocks di Tina Fey e dice ah ok, gli arriva nei correlati questo e se lo guarda, si vede Mad Men e gli è arrivato questo nei correlati e se lo guarda, dice ah ma John Hamm collega, ma nel cinema John Hamm, chi guarda semplicemente cinema magari non lo collega a Mad Men o chi cavolo sia qua, soprattutto invecchiato. Quindi tu come fai a vendere un film dove non c'è nessuno di conosciuto? È molto difficile. Io per esempio avrei inserito in piccole parti come cameo magari attrici maggiormente famose, soprattutto dal punto di vista cinematografico, o magari semplicemente, che cavolo ne so, la madre di Regina George, se tu gliela facevi fa a Paris Hilton, che quindi è un personaggio molto famoso che va oltre il tutto, ci aveva un altro impatto, un altro eco, ovviamente le persone ne avrebbero parlato di più, eccetera eccetera. E secondo me era anche un bel inside joke, per esempio, per i primi 2000. Ma questo ripudio totale per quanto riguarda il primo film, secondo me è in parte anche un po' un ripudio per quanto riguarda i fan. E posso capire, ci sta che siamo roba vecchia, ecco, è normale, le cose cambiano e le generazioni cambiano. Ci sta, per me non è un problema che le cose siano cambiate, per me è un problema se un messaggio così importante per quanto riguarda i privilegi viene non trattato all'interno di questo film, e lo scopriremo solamente guardando il film. Trovo però follia totale, trovo veramente stupido e anche offensivo che il cinema utilizzi il target femminile come, non lo so, lo utilizzi diversamente. Lo utilizzi come qualcosa da attirare per prodotti di merda non curati, come per esempio Ghostbusters, quello là con tutte le donne. Trovo offensivo che il cinema utilizzi il target femminile per dargli un contentino, dove boh, prendono un personaggio vecchio e stravecchio, una saga ormai così, un franchise ormai che non si incula più nessuno, ci buttano lì e fanno no, vabbè, quel personaggio lo facciamo donna. E credono che questo vada bene.
anche quando ci sono cose pensate per un target femminile, perché Barbie ha avuto così tanto successo? Perché non trattava il target femminile come se fosse immondizia o come se fosse di serie B. Non voleva farlo sentire a disagio nel guardare qualcosa. Non voleva far sentire quello che vedevamo come sbagliato, come fuori luogo, come non per noi. Ma assolutamente incluse. E in questo discorso io includo anche il poster. Iniziamo a parlare del poster di Mean Girl. Una delle cose interessanti è che hanno capito che il personaggio principale non è Cady, ma è Regina George. Ok, interessante, però io trovo totalmente folle questo tipo di poster, perché è inutilmente per un pubblico maschile. Allora, iniziamo col parlare degli anelli orribili. Gli anelli fanno veramente schifo, la grafica fa veramente schifo, ma perché Regina George deve fare la faccia languida? Perché un film per un target di donne, dove deve parlare principalmente alle donne, della loro esperienza, del cosa vuol dire avere amiche e nemiche, deve avere una con la faccia languida che mima un pompino? Perché? Vuol dire non avevi capito niente. Cioè, se tu mi fai questo per un film queer coded, dove ci sono amicizie omoerotiche tra donne, come Jennifer Buddy, dove quindi c'è tutto un personaggio femminile costruito in cui la sua sensualità diventa un'esca per vendicarsi, allora lì ci sta che sia un clickbait, diciamo, questa sorta di sensualità. Ma se tu mi devi parlare a me in un personaggio che non è mai stato queer, Regina George, anzi, all'interno del film tutte le possibili cose di donne che si innamorano di lei è considerato come in chiave fortemente omofoba, lesbofobica, come si dice? Lei dice, tutti vi innamorate di me, anche Cady utilizza la stessa cosa, sei innamorata di me e cose così. Un codice fortemente dispregiativo e discriminatorio. Quindi non ha mai avuto quel codice, forse lo avrà nel film, potrebbe essere, ma allo stesso tempo io non capisco perché una cosa dedicata a me deve avere i codici come di un film dedicato agli adolescenti che devono avere il pisellino duro per la tizia con le tette al vento di turno. Non capisco. Che cosa ci sarà, anche una scena a caso di topless, così, in target femminile? A me sembra veramente un insulto a tutto quello che è il target femminile che ha amato Mean Girl, che ha tenuto vivo questo prodotto fino adesso. Questo non è giusto verso il target femminile. Tu devi parlare al target femminile, non devi utilizzarlo per poi dare qualcosa che deve ammiccare al target maschile. Cioè io mi devo trovare una roba inutilmente sessualizzata che mima con faccia languida, pompini, pure una roba dedicata a me e non all'omini. Cioè quando è per l'omini vabbè, questo è quello che vende. Quando è che ne so una roba per tutti, ci deve stare tizia al culo a 90, roba così, vabbè, questo è il male gaze. Ma pure la roba mia, mo ci deve stare sta roba così. Non è nemmeno queer coded tipo Jennifer Buddy e dici ok, fighissimo, ma no, una roba così per il maschietto di turno. Inoltre, questo è totalmente fuori dal personaggio di Regina George. Regina George che fa così? Regina George non ci avrebbe lo sguardo languido da bambola gonfiabile, starebbe lì che ti spacca la faccia con semplicemente uno sguardo. Se vedete le foto di Rachel McAdams, che lei veniva prima o dopo da The Notebook, quindi un personaggio completamente diverso. Tutti gli sguardi di Mean Girl, quelle foto promozionali, era lei che guardava in cagnesco tutte e tutti, perché Regina George è un pitbull, non è una che sta così, oh, roba così, è un pitbull, è una che se te guarda, tu non sai se te lo stacca a mozzi, ma non è languida, assolutamente no, ma non è languida, assolutamente no, è gentile, è semplicemente una finta, diciamo, brava ragazza, ma è una stronza. E non ne fa mai mistero, è tipo, non lo so, Chanel the Scream Queen. Ma già lì quel personaggio utilizzava maggiormente la sensualità per adescare e distruggere tutti, ma Regina George manco quello. Non c'è della vera sensualità in Mean Girl, cose così. Quindi vi dico, trovo tutto ciò proprio un insulto, anche non è il Mean Girls delle vostre madri, e lo trovo proprio inutilmente discriminatoria e dispregiativa per quanto riguarda le donne. Cioè, io ho 30 anni e sono già troppo vecchia per guardare Mean Girl. Chi ci aveva 20 anni, chi c'ha 20 anni, non lo so, è già troppo vecchia.
Non lo so, cioè io ero piccola quando è uscito Mean Girl, che era il 2004, e quindi sì, ok, ho un'età, ma non è che è una roba di 50 anni fa, santo cielo, e non riesco a capire come le donne diventano immediatamente vecchie per i loro prodotti, mentre per quanto riguarda il marketing di cose apertamente infantili, come per esempio film su action, su G.I. Joe, film su Sonic, cioè perché questo marketing non è stato fatto su Super Mario? Cioè Super Mario ha un target di videogiochi e videogiochi, quelli di Super Mario e Nintendo, che molto spesso hanno un target molto ampio che parla anche ai bambini. Cioè Super Mario lo può giocare anche un bambino, cioè non stiamo parlando di che cavolo, non so, un gioco, non lo so, super esplicito. O super difficile che dici, oh, vabbè, quello blasphemous non è accessibile ad alcune persone, quindi oppure è molto complicato, molto complesso a livello politico, cose così. Stiamo parlando di un gioco aperto a tutti. E perché non mi pubblicizzi Super Mario come non è una roba per vecchi, non è quello di vostro nonno? Perché non mi pubblicizzi una roba come non è per bambini? Nonostante, che ne so, i film Marvel. Perché non mi pubblicizzi il film su Assassin's Creed così? Perché non mi pubblicizzi, che ne so, il film su Sonic? Quello no, va bene, perché gli uomini sono sempre un po' bambini, le donne diventano vecchie appena fanno 25 anni. Trovo una roba stupida a livello di marketing, proprio stupido, e secondo me con uno strascico semplicemente discriminatorio dovuto alla società, per me. Poi mi dite, vabbè, sei esagerata, roba così, me ne frega un cazzo, cioè non è che devo avere, non è che la mia opinione è valida, semplicemente se un tot di persone mi dicono sì, c'è ragione. Io ho questa idea. E anche questo, cioè se un tizio a caso può accendere una telecamera e dire che Barbie è un film di merda, che le donne fanno schifo, che sono tutte mignotte, sono tutte delle gagne, che roba così, o parlate delle attrici come se fossero veramente delle vacche da monta, e nessuno si mette lì a dire, però dovresti limitarti, roba così, o parlate di altre creator nelle maniere più abominevoli possibili, e nessuno fa gruppetto per dire, oh, datti una carmata, io posso dire quello che cazzo voglio per quanto riguarda la discriminazione. E questa è essere decisa. E se altri sono così determinati nel dire le loro opinioni per quanto riguarda i film, sono dei maestri, roba del genere. Io sono una stronza, acida, eccetera, eccetera. Se questa è la vostra opinione, mi dispiace. Avete un problema per quanto riguarda la percezione. Bias sociali, e quindi o tutti sono stronzi o nessuno. Quindi non è un mio problema. Io non devo secondare gli stereotipi sociali per piacere o per tutta la vita. Cioè, non devo essere schiava dei bias sociali semplicemente perché sono nata con una figa in mezzo alle gambe. E quindi devo stare lì a bozzare per tutta la vita. Non posso mai dire la mia opinione perché altrimenti mi fanno un culo così. Non esiste. C'ho una certa età e visto che sono troppo vecchia per il primo Mean Girls, sapete, vi dico, sono pure troppo vecchia per accollarmi tutte queste rotture di cazzo e tutti questi stereotipi. Decisamente stanca, quindi giriamo parola fine. Mean Girls è un film per me? Evidentemente no. Per il cinema il mio target è ormai da buttare, quindi non vedo l'ora di vedere altri film decisamente per un target, pensati per bambini di 8 anni e venduti a uomini di 50 anni che tra una scoreggia e l'altra fanno battute di un certo tipo e ancora non hanno imparato l'utilità del balsamo oppure di un lavaggio frequente dei propri indumenti. Ma loro sono i prediletti della società, io sono una stronza che si sta lamentando. Questo è tutto, bamboli di casa. Non è proprio come sinceramente preferivo volesse finire Mean Girl, però questo è tutto quello che penso e questo è il mio vomito di parole. E a forza di essere così, senza filtri, prima o poi la società accetterà anche la nostra opinione di vecchie. Perché ormai siamo da buttare, però non abbastanza vecchia per avere autorevolezza, solamente vecchia, perché da quando ho 25 anni mi dicono sono troppo vecchia per stare su YouTube, per stare su internet, allo stesso tempo non sono mai abbastanza vecchia per diventare competente e credibile, nonostante faccia sta roba e studi questo argomento, ci lavori da oltre 10 anni. Però, che vi devo dire? Magari se mi vestissi male e iniziassi a parlare con una voce profonda, magari non lo so, ci avrei la credibilità e potrei avere il mio privilegio. Però, che vi devo dire? Sono solamente una ragazza vecchia. Fortunatamente il target maschile che mi segue non è questo, santo cielo. La maggior parte decisamente non è questo, ma sono persone che amano come me Mean Girl, Britney Spears e santo Dio, se lavano. Questo è tutto.
Grazie mille ancora. Se avete dubbi su quello che ho detto sulla sua lettura, potete scrivermi qui sotto. Io posso chiarire tutto quello che volete. Se mi volete romper cazzo, roba così, no. C'ho una lista di canali di gente di merda su YouTube. Se volete cagare il cazzo a loro, perché io mi sono rotta i coglioni. Questo è tutto. Se siete rimasti fin qui, lasciate qui sotto un cuoricino rosa. Perché sono una ragazza, quindi deve essere tutto dolce e zuccheroso. Altrimenti, oh mio Dio, sono una stronzacida femminista. Ciao!